prossimo appuntamento con 21YES, il programma interamente dedicato a voi, appassionati e amanti del blackjack. Ma c'è una novità, perché oggi parte una nuova fase di 21YES. Se fino a ieri abbiamo visto proprio nelle nostre puntate sfidarsi i giocatori del nostro torneo Friends, da oggi inizia il torneo che vedrà sfidarsi il vincitore del nostro torneo Friends insieme a coloro che si sono invece già sfidati sul nostro sito casinoyes.it. Abbiamo i 4 classificati con i migliori punteggi proprio qua nelle prossime puntate e loro daranno vita a 2 semifinali. Il vincitore delle 2 semifinali si sfideranno con il nostro giocatore che era Matteo Gori, ve lo ricordate. E detto questo vi ricordo anche che colui che vincerà in assoluto potrà andare a Malta in questo fantastico weekend per 2 persone con accesso gratuito al casinò Dragonara. Non mi resta che partire subito col gioco e con questa nuova puntata. Vedo Claudio Swiss Rinaldi, eccoci qua. Ciao, insostituibile, inafferrabile, ormai come definirti? Perché ormai sei davvero un punto di riferimento. Grazie. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie, molto bene. E vi presento Paolo De Simone. Lui è insomma colui che si è classificato col miglior punteggio del nostro torneo, giusto Claudio? Sì, è colui che ha totalizzato sul nostro sito il miglior rapporto tra mani giocate e punti ottenuti, ha sbarellato tutta la concorrenza del sito e quindi ha meritato sul campo di essere qui oggi. E io ti rinnovo i miei complimenti, un imprenditore arriva da Reggio Calabria, la passione per il gioco? Diciamo uno dei miei hobby. Bene, io vi auguro in bocca al lupo e svegliamo le prime carte. Okay. E siamo arrivati alla fine di questa prima semifinale, chi sarà il vincitore? Ce lo sveli tu Claudio, vero, adesso? Sì, bisogna fare 2 conti. Sì, facciamo 2 conti. Diciamo che Paolo è stato molto sfortunato, soprattutto nella seconda parte, è arrivato a chiuso a 0, quindi ha perso tutta la dotazione di chips, cosa che non era neanche successa in tutto il torneo Friend. Quando la fortuna si mette di traverso non c'è niente da fare. Niente, sarà per la prossima, quindi esatto. Abbiamo capito. Per Paolo, spirito davvero così sportivo. Esattamente. Beh, insomma, Mario, lo rivedremo sicuramente nella prossima. Per Paolo, diciamo, continua a giocare, perché insomma sei stato bravo fino qua. Con voi ci rivediamo invece alla prossima puntata di 21YES.